Francavilla padrone del suo destino, Rachini conferma la 4-2-3-1 in difesa, Mbup preferito a Samuel, Di Renzo, Mele, Bedin, tandem di mediani, esterni Banegas e Montagnoli, sulla tre quarti Palumbo alle spalle di Dos Santos, Savignanese già salva da tempo ma tutt'altro che in belle, sistema speculare davanti Noschese, Brigliadori e Scarponi a supporto di Peluso. Pronti via, vantaggio lampo dell'11 di Paolo Rachini, da Montagnoli a Palumbo che salta Succi e infila Moscatelli, sono trascorsi appena 43 secondi. Sembra tutto scritto, invece dopo 3 minuti, giallorossi presi d'infilata, Peluso sterza su Alessandro Di Renzo e mette in mezzo, si eclissa Mbup, non irreprensibile, spacca da due passi, Brigliadori in sacca, 1-1. Non è il solito Francavilla, di certo non ruba l'occhio la squadra giallorossa che ci prova al 19° con Palumbo, controllo destro di poco alto. Chiara invece la chance che capita sul mancino di Banegas che tutto solo al 20° conclude centralmente. 44° punizione laterale, batte Amedeo Ballardini, figlio di Davide, ex allenatore del Pescara, mancino di qualità, palla forte e tagliata, completamente dimenticato Giacobbi che ci mette la testa come un proiettile, nulla da fare per Valerio Spacca, vantaggio Savignanese sul Valle Anzuca, una colata di acqua ghiacciata, ripresa subito, due sostituzioni, Mancini per Montagnoli, Milizia al posto dello spento Bedin, poca lucidità tra i giallorossi ma tanto, tantissimo cuore, sinistro di Dos Santos c'è la potenza non la precisione, la regola degli under impone a Rachini di avvicendare Spacca con il classe 2000 Vittorio Natale, è un Francavilla d'assalto, 19°, sinistro di Palumbo, Moscatelli non trattiene, mischione e carica fallosa sul portiere ospite, un minuto più tardi altra opportunità ma Palumbo non riesce a coordinarsi come vorrebbe, conclusione debole, un autentico assedio, 22°, in evidenza Mbup, Mansur, tiro cross, reattivo Moscatelli. 34° corner di Banegas, Dos Santos precede il numero 1 romagnolo ma non trova la porta. 3 minuti più tardi in area azione insistita di Bosco, atterrato da Guidi, rigore ineccepibile sul dischetto Banegas, prodezza di Moscatelli, emulato 2 minuti più tardi da Natale, semplicemente prodigioso riflesso del giovanissimo portiere sul tiro di Tamagnini deviato da Bosco. Ma le emozioni non finiscono qui, 43° Dos Santos gira Moscatelli e realizza il 2-2, 18° gol, 14 con la maglia del Francavilla. Purtroppo non basterà. Epilogo dunque amarissimo, ma solo applausi alla squadra di Paolo Rachini. Paolo, sul più bello sfuma il sogno, sarebbe stato un premio super meritato. Quanta amarezza? Tanta. Oggi c'era da dire che eravamo un po' contratti, quindi non è stato il solito Francavilla, ma ci poteva stare. Siamo partiti benissimo, abbiamo fatto subito gol, poi alla prima azione loro ci hanno pareggiato subito e siamo andati un po' in confusione. Alla fine penso che nel secondo tempo abbiamo pensato a riprenderla non con il gioco ma con questi lanci lunghi e quindi non con quello che è il nostro gioco. Ripeto, c'è tanta amarezza, dispiace, perché come hai detto tu la mia squadra sul campo in questo lungo anno ha meritato i playoff, purtroppo è andata così, sono sfumati e si guarda avanti. Lo dicono anche i numeri, 30 punti nel girone di andata, 30 nel girone di ritorno, insomma avete dimostrato grande costanza. Sì, non è bastato, adesso sono tutti giustamente un po' amareggiati, come lo sono io, come lo sono i miei collaboratori e come la società, però penso che alla fine siamo rimasti fuori per un punto, abbiamo fatto, come hai detto tu, 60 punti che non sono pochi, però ci lecchiamo le ferite adesso, che dobbiamo fare. Che cosa rimane personalmente a Paolo Rachini di questa stagione? È stata una stagione bella, bella, complicata, difficile, e alla fine le ultime 5-6 siamo rientrati nei playoff e per quello che ha fatto sul campo penso che ci dobbiamo rimanere, purtroppo oggi il campo ha detto che non dobbiamo andare ai playoff e lo accettiamo.